Ciao a tutti, questa sera parliamo di un argomento molto controverso, ma ahimè molto sovente si prospetta. Sempre di più ricevo messaggi che riguardano questo argomento. Quasi tutti i messaggi dicono più o meno la stessa cosa, ho un arco nudo molto promettente, di tutte le età, non cambia con l'età e neanche col sesso. Sono archi nudi che tirano bene, che fanno anche i punti, ma ahimè non riescono a stare in mira e appena raggiungono i contatti mollano la freccia e alcuni non raggiungono neanche i contatti e mollano la freccia immediatamente. Questo vuol dire che cosa succede? Succede che i risultati sono molto altalenanti e tutti mi chiedono come sia possibile rimanere, che so, un secondo, due secondi in mira. Intanto vorrei subito mettere un freno a tutto questo, e cioè il fatto di stare in mira è un eufemismo, non è corretto dire sto in mira. Questo lo possono dire gli olimpici, lo possono dire i compound, dove hanno un sistema di mira e una strategia di mira completamente diversa. Nel tiro arco nudo la strategia di mira è completamente diversa, non si può approcciarsi alla mira come insegnano con l'arco olimpico e con l'arco compound. E molto spesso gli istruttori non sono stati formati adeguatamente per quanto riguarda il stare in mira per quanto riguarda l'arco nudo. E molto spesso capitano questi inconvenienti, cioè il tiratore arco nudo che deve tirare fa tutto quello che deve fare tranquillamente, e cioè tutta la sua tecnica è stata insegnata in modo corretto, quindi tutto funziona in modo corretto, gli allineamenti sono perfetti, ma ahimè quando vado in ancoraggio succede l'inevitabile. Sono in una buona pretrazione, una buona postura, il peso è equamente distribuito, ma quando parto per andare in ancoraggio, ahimè, succede questo inconveniente. Nel peggiore dei casi, nel migliore dei casi, non riesco a mirare, non riesco a tenere la punta della freccia nel giallo. Per quanto riguarda la mira, ne abbiamo già parlato in modo molto adeguato e non vorrei ripassare sopra sul sistema di mira arco nudo, ma vorrei invece parlare proprio di questo, no? Di questo mancato prolungamento dei contatti, mancanza assoluta di contenuti da ancoraggio a rilascio. Ovviamente questo è un aspetto quasi del tutto mentale. Io non vorrei adesso tirare fuori questa famosa parola che è il target panic, perché questa parola implica un sacco di significati ed è poco sviscerata per quanto riguarda l'arco nudo, perché in questa parola possono esserci mille condizioni che provocano un disagio che attua queste condizioni di rilascio anticipato. Quindi non voglio affrontare questo discorso, perché è un discorso molto complicato, dove addirittura le opinioni sono le più disparate: il target panic non esiste, sono solo balle che hai te, stai in ancoraggio, è semplice, vedrai, basta stare in ancoraggio e tutto funziona, lo devi solo volere. No, sono solo balle clamorose. Target panic può essere un condizionamento e questo è difficilissimo da togliere.
ma non voglio parlare di questo. Voglio parlare invece, essendo arciere, cosa assolutamente non fare. Io non voglio sentirmi, perché me lo sono sentito dire io, non voglio sentirmi dire vedrai che ce la fai, stai in ancoraggio, non ci pensare, basta che stai lì e miri e tutto funziona. No, non è assolutamente vero. L'approccio deve essere completamente diverso. Io ho quasi risolto tutti i miei problemi che mi affliggevano con un semplicissimo fattore, che è quello di promuovere dentro me stesso, oltre alla consapevolezza, e anche della consapevolezza abbiamo già parlato, oltre alla consapevolezza, la passione. Questo fattore discriminante che ci frustra, che ci dà molta frustrazione, si vince semplicemente con la passione, con l'amore per questo sport, con il piacere che ci deve dare l'azione, il piacere che ci deve dare il viaggio. Non è una frase fatta, il viaggio è più importante della meta da raggiungere. Il viaggio ci deve dare passione. Se noi non abbiamo la passione e l'amore per questo, per questa attività, abbiamo una situazione di disagio, e la situazione di disagio comporta una situazione di stress, e la situazione di stress comporta un'abbreviazione dell'attività che stiamo svolgendo, perché il nostro cervello non è stupido e vuole economizzare e vuole togliere lo stress in modo immediato. Quindi bisogna lavorare su quello che ci dà piacere, sul piacere che comporta l'azione. Quindi non è più l'importante l'impatto della freccia, dove impatterà la freccia, ma il costruire un piacere, costruire un amore, una passione durante l'azione, non nel fine. Ecco il qui pro quo che nasce nell'attività. Il piacere viene immediatamente, la formazione degli istruttori è anche in questo, no? Il feedback del bene e del male è l'impatto della freccia. Siamo d'accordo che in linea assoluta deve essere così, ma in questo caso, non funziona. Quindi bisogna costruire all'interno di noi, stessi, un'azione piacevole, un piacere, una gratificazione, in modo tale che allora sì, possiamo costruire una tecnica vincente, ma prima ci deve piacere, deve essere il piacere dell'azione. Con il piacere dell'azione verranno i risultati, non saranno immediati, ma è indispensabile che prima ancora di portare il piacere sul risultato delle frecce, perché quello è effimero, il piacere deve essere nella nostra azione, nel vedere il volo della freccia. Una volta che abbiamo interiorizzato, che godiamo del tiro, allora sì, che poi tutto sarà molto, 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 molto più facile. In parole povere, cos'è? La tecnica di base è più che sufficiente per ottenere dei buoni risultati. Il problema siamo noi stessi. Quindi, quando siamo in questa posizione, allineamenti, ancoraggio, ecco, questo è il momento di percepire gli allineamenti, le catene cinetiche, la bellezza del tiro. Questo deve piacere. Il tiro. Questa è l'informazione essenziale che il nostro corpo deve ricevere. Il piacere di questo sforzo. È un po' come andare in bicicletta in salita, no? Se noi abbiamo disagio a fare fatica, ahimè, non funziona. E la bellezza non è arrivare in cima al colle. La bellezza è il percorrerlo, il faticare, il riuscire a gestire la fatica,
E una volta arrivati in cima al colle, possiamo solo berci una birra e è finito tutto. Ma tutto quello che abbiamo costruito è durante il viaggio. La stessa cosa vale per il tiro. Quindi noi dobbiamo aiutarci non ad affinare solamente la propria oggezione, le sensazioni e tutto quello che ci, questi paroloni che ci raccontano un po' tutto da sentire, da tirare occhi chiusi, tutto bene, tutto perfetto, ma abbiamo ahimè tralasciato la cosa più importante, che non è divertiti, non è, sono tutte frasi fatte, è il nostro piacere, il sentire dentro la pelle che si accappa, i peli che vengono dritti dal piacere del tiro. Dobbiamo lavorare su questo, sul piacere del tiro, sulla passione e sull'amore e il sorriso. Quindi preallineamento, ancoraggio, schiena, lavoro, sento, mi piace, mi deve piacere, non vorrei lasciare dal piacere, e rilascio. Questo vale per tutti gli arti, compreso l'ombò, è arco istruttivo, è la stessa identica cosa. Deve scaturire un piacere. Come organizzarci ad avere questo piacere? Beh, piano piano, non è lo faccio e lo attivo, però dobbiamo molto lavorare sulla nostra consapevolezza, su quello che sappiamo fare e soprattutto su quello che scaturisce dal nostro piacere. Deve esserci sempre questo piacere, sia nell'allenamento che nella gara. La gara va più male, vi assicuro, se stiamo concentrati sul risultato. Questo lo potremo fare dopo, quando saremo bravissimi e il piacere verrà da sé. Ma se abbiamo dei problemi, e dobbiamo lavorare su questi problemi, li risolviamo aumentando la piacevolezza del nostro tiro. Senza di questo il nostro cervello rifiuterà sempre e produrrà assoluto disagio e non riusciremo a risolvere niente. Nessun mettere il clicker, nessun cambiare arco, sarà sempre la stessa identica cosa, non cambierà mai assolutamente niente. Dobbiamo interiorizzare un piacere, ci deve piacere stare in mira, ci deve piacere arrivare in ancoraggio e da questo punto in avanti e rilasciamo la gioia di aver fatto il gesto tecnico. Allora sì che non avremo problemi a stare in ancoraggio. Perché non avremo problemi a stare in ancoraggio? Perché è il momento più bello, il momento più bello del tiro non è andare a vedere i punti, è lì che siamo rovinati. Il momento più bello del tiro è dall'ancoraggio al rilascio. Io non vedo l'ora non di andare a vedere il risultato, ma di andare in ancoraggio per assaporare quei 2 secondi in cui avviene il tiro. Ecco. Poi andrò a guardare il risultato. Io vi assicuro che se voi riuscite ad avere questo piacere, il risultato è obbligatorio, sarà solo una questione semplicissima di affinamento della tecnica, che è la cosa, vi assicuro, è la cosa più semplice che esista. Approfondiremo questo argomento in un prossimo video.